Oh, ci siamo, ci siamo. Dovevo essere live stasera senza nessun problema di bottoni vari e click su 84 piattaforme. Eccoci con Francesco Piccinelli, Casagrande. Parliamo di data giornalismo come ogni martedì alle 21. Seguiteci naturalmente sui nostri canali Utopian e sui nostri canali personali. Bene, Francesco, grazie come sempre di essere qui con noi. Grazie a te di ascoltarmi. Di che cosa vogliamo parlare stasera? Allora, stasera parliamo, cominciamo subito con un argomento che mi sta molto a cuore, che è fresco di lavoro. Come sapete ormai da 2 settimane, da un mese ormai gestisco questa newsletter che si chiama The Numbers e volevo portarvi qualche anticipazione, perché secondo me la prossima settimana avremo una newsletter molto 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 ricca. E l'avremo molto ricca perché andiamo ad affrontare un tema che è stato anche di campagna elettorale ultimamente, che è la moneta, le varie monete. Adesso ti faccio vedere una cosa, che ti piacerà a proposito della Cosa mi fai newsletter. vedere? Ti faccio vedere una bella cosa, perché adesso possiamo farlo, con i nostri potenti mezzi. Eccola qui. Non mi ero preparato, sto improvvisando tutto. Creiamo un bel banner e aggiungiamo questo banner. Vediamo un po'. Eccola. Quindi chi si vuole iscrivere? Non so se tu, Francesco, la vedi in sovraimpressione. Sì, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la Ok, vedo. bene, bene, bene. Quindi Bellissima. invito tutti a iscriversi. Questo lo lasciamo qui per tutta Esatto. la durata. Bene, bene. Quindi dicevi che hai novità sulla Allora, ho nostra novità, newsletter. ho novità. Allora, oggi mi sono messo, non so se vedete lo schermo, vedete lo schermo? Adesso lo vedono. Ecco qui, lo vediamo. Esatto. Allora, diciamo che mi sto occupando di un tema che sono le monete dell'Unione Europea che non sono l'euro. Come sapete tutti, ci sono alcuni paesi che non hanno deciso di aderire all'euro, sono divisi in due gruppi, ci sono quelli che hanno la loro moneta che fluttua liberamente sul mercato, alcuni che non ce l'hanno. Noi ci concentriamo su quelle che io mi concentro su quelle sulle monete che fluttuano liberamente sul mercato e che sono, lo vedete qua sotto, la corona ceca, il fiorino ungherese, lo zloty polacco, il lon romeno e la corona svedese. Queste monete stanno avendo un percorso molto particolare, o diciamo che molto controintuitivo, non lo so. Diciamo che queste monete si stanno apprezzando nei confronti dell'euro da un decennio a questa parte. La questione che mi sto ponendo è se dipende dalla produzione industriale e quindi dal commercio di beni e servizi oppure no. Secondo questo grafico, ora non ho ancora fatto delle analisi molto approfondite, però secondo questo grafico qualche cosa di simile, uno scenario del genere è plausibile, perché vediamo, allora, questo è un indicatore che ho elaborato io proprio prima di venire in diretta, ho preso la produzione industriale in dollari per ogni paese che sto considerando e l'ho divisa per il numero degli abitanti per renderla un po' comparabile. E la cosa che si vede è che dal 2008 in avanti la Svezia, la corona svedese ha perso, la corona svedese, la Svezia ha prodotto meno valore, l'industria svedese ha prodotto meno valore pro capite, infatti vediamo un trend abbastanza declinante. Cosa che non accade nei paesi dell'Est Europa che hanno una moneta liberamente flottante sul mercato e che stanno aumentando la loro produzione industriale per Quindi capita. scusa Francesco, giusto per la leggenda, quindi dicevi la verde e la corona, perfetto. No, qui siamo a paesi, il verde è la E Svezia, vabbè, la Spezia il verde scuro è la Repubblica Ceca, il rosso è l'Ungheria, questo violetto è rosa è la la Polonia. Romania e poi la Polonia, questo viola un po' più scuro. Ok. Ecco, questa roba qua, secondo me, ora non ho ancora fatto delle indagini molto approfondite, però secondo me è interessante andare a vedere il rapporto fra questo dato di produzione industriale e andare a vedere come si comportano le varie monete, anche perché qui vediamo abbastanza bene un dettaglio. Vedete la corona svedese? La corona svedese è questa cosa verde qui, no? Che sì, si sta apprezzando, però è anche vero che il massimo ha raggiunto prima del 2010 e ora, insomma, vale meno
di quanto valesse nel 2010, tenendo come punto di riferimento il 2007, che è questo puntino nero. Quello che vediamo da altre parti è che soprattutto la moneta romena si è apprezzata molto di più di quanto abbiano fatto il fiorino ungherese e di quanto abbia fatto anche la corona ceca. E io ho il sospetto che ci sia un rapporto molto forte fra il commercio, fra il fatto che noi abbiamo delocalizzato in quei paesi e che la delocalizzazione, quindi il commercio verso l'Europa, abbia fatto sì che sia nata una domanda di queste monete esotiche che quindi si sono apprezzate e sono riuscite anche a reggere bene anche durante la crisi dell'Eurozona. Scusami, Francesco, ma quindi tu mi stai dicendo, ci stai dicendo che queste valute, quindi quelle fuori dall'Eurozona, si stanno apprezzando sull'euro, che è Sì, un po' il esatto. contrario, no? Rispetto a quello che invece sostiene chi vorrebbe l'Italia fuori dall'euro, perché stando fuori dall'euro potrebbe invece deprezzare, no? Diciamo l'ipotetica nuova lira rispetto all'euro per avvantaggiarci rispetto all'export. Sì, esatto. È una cosa che è esattamente. Cioè, diciamo che c'è un discorso che va fatto. Cioè, ora, non è che il commercio sia una questione anelastica, cioè cambia, è ciclico e dipende molto dalle esigenze di un determinato mercato in un determinato periodo storico. E quindi, cioè, il vero limite di tutti quelli che vorrebbero tornare ad una sovranità monetaria, uno dei limiti, perlomeno, poi ce n'è anche un altro, secondo me, però uno dei limiti è che immaginano un mondo dove la domanda e l'offerta sono sempre stabili e soprattutto sono controllabili da un punto di vista politico, con, diciamo, l'effetto collaterale che poi alla fine, svalutando, chi perde di più sono i lavoratori dipendenti che si vedono uno stipendio che perde valore d'acquisto dalla sera alla mattina. E questo è il lato oscuro delle politiche monetarie sovraniste, secondo me, perché poi alla fine, cioè, ora, cosa si poteva comprare con 1 milione di lire nel 1999, per esempio? Era uno stipendio, 1 milione di lire permetteva di magari di vivere in alcune parti d'Italia, però 1 milione di lire significa 516 euro. Mentre invece ora abbiamo stipendi da 1.200 euro al mese, che non sono questa gran gioia, devo dire, però sono probabilmente meglio di quello che avevamo negli anni 90. E quindi, soprattutto per un paese esportatore, cioè, ovvero, allora, la Germania ha avuto il marco forte per 50 anni della sua storia. E questo non le ha impedito di essere una powerhouse dell'industria e dell'export mondiale e del commercio mondiale. Questo significa che la verità, la vera differenza la fanno le produzioni, non la fanno Il i tasso di prezzi cambio, e il certo. tasso di cambio. E quindi diventa interessante andare a vedere le dinamiche commerciali di paesi che sono periferici, poveri rispetto al resto dell'Unione Europea e vedere come la loro valuta segue delle dinamiche che possono essere tracciate non tanto nella dinamica speculativa di mercato del mercato del Forex, quanto in questioni di commercio internazionale, di commercio intereuropeo che probabilmente sono preponderanti. Perché, per esempio, se io ho bisogno di un macchinario prodotto in Romania, devo comprare la moneta romena per pagarlo. E questo aumenta la domanda della moneta romena, che quindi aumenta valore. E io non penso che la Banca Centrale Romena abbia grande interesse a svalutare la moneta, anche perché, cioè, loro hanno avuto per anni la divisa più svalutata al mondo o una delle divise più svalutate al mondo e alla fine hanno dovuto ridenominare i migliaia, avevano banconote da mille, da migliaia di unità e alla fine poi hanno dovuto ridenominare togliendo i tre zeri delle migliaia. E questo dovrebbe essere uno spot molto forte, dovrebbe fare da deterrente molto forte per chi pensa che esista un futuro, non dico dell'Italia fuori dall'euro, esista un futuro economico fuori dall'euro. Anche perché poi, cioè, ora, non l'ho visualizzata io, però se si va a vedere i dati della Banca Centrale Europea ed anche della Banca Mondiale, si vede in modo plastico che il primo partner commerciale di ogni paese dell'Unione Europea è l'Unione Europea. Ma senti Francesco, tu qui hai
hai usato i valori, i tassi di cambio nominali, no? Naturalmente tra le valute nazionali e l'euro. Ho usato i tassi di cambio fra le valute nazionali e l'euro e li ho indicizzati prendendo come punto di riferimento il 1 gennaio 2007, che è praticamente l'ultima fase dell'allargamento a est dell'Unione Europea, quando sono entrate Romania e Bulgaria. Secondo te, se si aggiustasse rispetto alla purchasing power parity, no? Quindi diciamo, la capacità di acquisto, no? Quindi di queste valute, ci sarebbero, per esempio, che so, la Romania, appunto, mi dicevi, l'euro si sta apprezzando. Però forse sarebbe interessante vedere che cosa succede internamente, Sì. qual è la capacità di acquisto Sì. E io non, delle. è quello che è una delle cose che ho intenzione di fare. È una delle questioni. Funziona? Mi senti? Ti sento a scatti, Roberto. Papà? Eccoci, la connessione non era, insomma, abbiamo avuto qualche piccola defaillance. Succede, Ecco, purtroppo succede. succede. Allora, diciamo che è un aspetto da indagare. L'evidenza, diciamo, il tema della parità di potere d'acquisto. Il tema che secondo me va fatto è che in alcuni paesi dell'Est Europa ci sono anche delle bolle immobiliari in corso, pensa alla Polonia, per esempio. Sì. E ci sono anche, cioè ora, io 2 settimane fa ero in Polonia e sono andato a vedere i supermercati a raccogliere un po' di dati sul campo e ho visto che facendo la conversione tra zloty ed euro, diciamo che i prezzi al consumo sono più o meno il 75%, 80% di quelli che vedo io qui a Bruxelles. Quindi c'è un problema di potere d'acquisto internamente. Per quello ti dicevo, probabilmente potrebbe essere interessante come evoluzione, no? Quindi No, ci sarà un paragrafo normalizzare rispetto dedicato a questo, dedicato specificatamente al potere d'acquisto. Senza andare a normalizzare la valuta, che poi alla fine è anche difficile da spiegare, eh? Quindi bisogna essere molto economici in termini di spiegazione e di tutto il resto. Quindi sicuramente è il tema da affrontare, perché poi cioè, è interessante anche vedere come questi discorsi enormi sulle valute, sulla macroeconomia, poi alla fine si trasformano. Nel paniere, si trasferiscono in modo diretto nel paniere della spesa di qualsiasi cittadino di qualsiasi paese mondiale. Ed è un tema che cioè, anche nel discorso pubblico viene molto sottovalutato, perché spesso il discorso, come un po' per tutto, è sempre fatto un po' un tantacchino. E ora, poi io non sono un economista punto, e non sono neanche molto raffinato in termini di econometria e di modelli econometrici in generale. Però un discorso del genere, che sia, non dico un tanto al chilo, però perlomeno un po' più data driven, credo sia interessante, soprattutto da far vedere ai nostri ben amati euroscettici che abbiamo. Assolutamente. In termini di dataset, a cosa ti sei agganciato per Allora, arrivare a questi appunto dati? questo è molto interessante, perché il Forex, cioè le valute, provengono da Yahoo Finance. Punto Ottimo. esclamativo, lo faccio vedere perché è anche molto interessante, secondo me, anche questo aspetto tecnico, anche se un po' pallone, ma lo No, a dico. tutt'altro, anzi. Vogliamo vedere come si fa, ma proprio Me lo materialmente, no? rimangio subito, me lo rimangio subito, ho parlato in modo un po'.
precipitosa a volte. Chiedo scusa. Ecco, allora, entriamo nella mia gloriosissima cloud. Guarda, appena siamo passati, vedi che cominciano a fioccare i like, no? Siamo passati appunto all'aspetto un po' più operativo e già iniziano i like. Perché, Ecco, vediamo un po'. ecco, aspetta, condividiamo lo schermo. Eccoci. Ecco qua. Siamo dentro al mio salotto di casa, la mia cloud. E cosa ho utilizzato? Allora, questo è RStudio, che è la IDE di R, è una delle IDE di R, e che permette di sviluppare diciamo, codice in modo più sereno, di salvarle, di renderlo replicabile tra le altre cose. Tra le altre cose, questa IDE supporta Python, in caso ci sia qualche Pythonista interessato. Allora, tornando a noi, cosa ho fatto? Mi sono scaricato questa library che si chiama QuantMod, che è la library più diffusa per i dati finanziari, e mi sono agganciato alla API di Yahoo Finance. Mi sono preso i simboli che utilizza Yahoo Finance, Perfetto, che perfetto, che poi sono. sono quelli classici per il forex, no? Quindi appunto E, i tassi di cambio rispetto all'euro, esattamente, delle questi sono i quattro valute che simboli ci della interessano, ok? moneta uguale X, e poi alla fine mi sono fatto getSymbols.yahoo, che vuol dire prenditi i simboli da Yahoo, prendi da currencies, e poi dove li vuoi mettere nell'ambiente di lavoro. Quindi mi sono ritrovato questi che sono degli XDS, che non sono neanche dei data frame, sono dei data frame, ma non sono proprio dei data frame, dove ho tutti i dati giorno per giorno dal 1º gennaio 2007 fino a ieri, fino al 19 di aprile del 2021, o fino al 20 aprile, quindi anche già oggi, molto bene. E ho tutti i dati che mi servono. Poi mi sono selezionato la chiusura, perché è quello che mi interessa, il dato più stabile, consolidato a fine seduta. E alla fine mi sono creato delle funzioni che mi hanno fatto mettere questi data frame in una lista, e poi mi hanno fatto creare un data frame dove avevo tutte le colonne delle chiusure ordinate per paese, con una colonna di dati, e poi alla fine ho fatto. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il data frame possiamo descriverlo come una sorta di finestra mobile, no? Su questo, appunto, sul dataset di partenza. Da un lato, Una da un, vista, no? sì, in termini visivi è l'equivalente per R del foglio Excel. In termini più tecnici è una, diciamo, successione di variabili che sono messe insieme e paired e appaiate per riga. Quindi abbiamo, Ottimo. questa è un po' la descrizione, come la definizione da Ottimo, scolastica, secondo me. Tu che sei un informatico, approvi, quindi sono molto contento, la mia ottimo. autostima cresce. E quindi cosa abbiamo fatto poi? Poi sono andato, siccome io non avevo mai scritto una funzione di indicizzazione, sono andato su Stack Overflow e mi sono trovato questa funzione molto, molto ben scritta, secondo me, che mi permette di indicizzare di indicizzare qualsiasi cosa, e quindi alla fine di avere un punto iniziale da utilizzare come 100, e tutto il resto da sviluppare successivamente. Sì, questo secondo me dobbiamo raccontarlo, dobbiamo spiegarlo bene. Anzitutto cos'è Stack Overflow, perché non so se tutti lo sanno, purtroppo noi programmatori ci abbiamo passato le nottate, però è un sito che è davvero un'ancora di salvezza tante volte, no? Che ti consente di fare domande, di avere risposte, ma la maggior parte delle volte le risposte, le domande già le hanno fatte altri, no? Perché Allora, poi per i problemi ci passiamo un po' tutti, eh? il mio workflow è: provo a fare qualcosa, aspetto che R mi dia l'errore, googlo l'errore, e poi alla fine finisco magari su una pagina come questa, che magari cioè, questa è una cosa veramente banale, no? Come rimpiazzo i dati non disponibili con gli zero in un data frame di R. E qui ci sono perlomeno 22 modi diversi per
per fare la stessa cosa. Ed è un esercizio anche molto interessante perché uno poi alla fine vede come vengono fatte delle cose e poi uno si sceglie quella che è la soluzione per lui più efficiente o più interessante. Sì, è la cosa interessante, lo dico perché l'ho usato anch'io, sia come utente che fa domande, sia come utente che risponde, che appunto puoi porre domande, puoi rispondere, puoi collaborare alla costruzione di questo grande database di conoscenza tecnica appunto Sì. su tutti i campi dell'informatica applicata, e in particolare anche su R, che è poi lo strumento che noi stiamo usando. Sì, poi su R ci sono anche dei forum dedicati, c'è per Sì. esempio il forum di RStudio, c'è uno stack dedicato alla statistica e al mapping, e diciamo che poi alla fine uno quando googla un errore trova almeno una decina di community che hanno risolto lo stesso errore. E quindi alla fine uno ha veramente imparato la scelta, però Stack Overflow è veramente un repository molto interessante e molto anche bello da frequentare perché le persone sono molto gentili. Sai cosa? Per me che sono nato con i blog nella prima metà del decennio zero, diciamo, nella Sì. seconda metà del decennio zero. Ho Mi letto il tuo ricordo un po'. commento sulla pagina Facebook di Veraghero a proposito della Sì, community esatto. del Mi blogger, no? ricorda un po' quel mondo lì e ne ho una nostalgia pazzesca perché era molto più bello dell'internet che stiamo frequentando in questi anni, secondo me. Ma qui sono io che comincio ad invecchiare e comincio a fare il nostalgico. Ecco. Quindi, vabbè, detto questo, allora ho trovato questa funzione. Come dicevamo, questa è una funzione di indicizzazione, quindi mi permette di avere un punto zero da qualche parte, cioè all'inizio del data frame, e poi alla fine di vedere quanto le variabili cambiano rispetto a quel punto zero. Tanto al chilo, però credo ci siamo capiti. Poi cosa ho fatto? Visto che comunque qui nella versione Linux di R non riesco a fare una cosa, cioè quella di mettere tante colonne di un data frame dentro ad una funzione di avere un risultato. Qui mi sono ritrovato a dover fare a dover fare colonna per colonna, nessun problema, sono soltanto 6, se era un dataset un po' più grande era un problema. E alla fine mi sono ritrovato questo dataset che si chiama Data 2. Cioè, tu praticamente quello che non riesci a fare appunto sulla versione Linux è applicare la stessa funzione su un vettore, Su più quindi vettori. su più Su più vettori. vettori. Su Linux riesco, sulla macchina Windows Ci riesco a farlo. riesci, Qui ok. devo specificare ogni colonna come se fosse un vettore a parte. Questo è un mistero della fede che indagherò. Comunque sono riuscito a farlo senza troppi problemi e mi sono ritrovato con questa roba qua. Questo è l'indice. Come si vede, 100 è il 1º gennaio 2007 Sì. e poi ci sono tutte le fluttuazioni intorno a questo 100. Ed è un modo interessante per rendere paragonabili delle variabili che altrimenti paragonabili non sono, perché io mi ritrovavo la corona svedese che vale 10 centesimi di euro alla corona alla corona ceca che ne vale 30, per dire. Ora non ricordo la cifra correttamente, però avevo bisogno di rendere confrontabile e quindi lo rese confrontabile in questo modo, partendo da un punto zero che secondo me anche visivamente è molto affascinante, è molto appealing. Infatti, secondo me il grafico che ho fatto è molto bello da un punto di vista estetico. Si capisce bene qual è il punto, perché si vede che partono tutti dallo stesso punto di partenza e si vede anche come evolvono. E secondo me anche da un punto di vista anche di inferenza statistica, utilizzare un indice piuttosto che il valore o il cambiamento percentuale sul giorno precedente delle monete, secondo me è molto più Quindi interessante. il rate qui, quindi quello che hai sull'ordinata, è il rapporto giorno per giorno rispetto al tasso di cambio tra la singola valuta e l'euro preso come unità, no? Sì, nel 1º gennaio, al valore del 1º gennaio 2007. No, Sì, scusa, sì. no, scusa, ho sbagliato. Valore unità, perché l'euro rimane costante e quindi sono loro che va, coloro che, va, Certo. che cambiano. Quindi sì, l'unità è come cambia l'unità nel tempo, giorno per giorno. Questi sono valori giornalieri. Sembra una media mobile, ma sono valori giornalieri. Bene. Ecco. Ok, fin qui ci siamo.
E quindi poi cosa ho fatto? Poi, siccome io utilizzo ggplot, che è la library di R per fare grafici così belli, e che ripeto, lo utilizzano tutti, Financial Times, Economist, BBC, tanto per citarne alcuni. E siccome questo sistema adora i dati lunghi, non larghi, i dati lunghi, non è tanto a suo agio quando c'è un dataset fatto così, con tante colonne, ama Poche colonne e tante righe. poche colonne e tante righe, esatto, questo qua, che si vede, no? Data, variabile, valore. Sì. Quindi cosa si fa in questi casi? In questi casi si invoca, senza neanche stare a caricarla, si invoca la library reshape2, che serve esattamente a fare questo tipo di operazioni. E quindi cosa si fa? Si usa questo comando melt, letteralmente si fonde il data frame. Poi questa library è molto intelligente, perché quando vede delle date le utilizza immediatamente come ID, per cui non c'è il rischio di trovarsi un dataset con una colonna dove c'è la data e poi alla fine le varie valute. Il risultato lo faccio vedere subito come funziona. Dovrebbe essere venuto un errore all'inizio, se non è venuto, eccolo qua. Eccolo qua, ecco. Using date as ID variables. Quindi alla fine è perfetto. E Quindi alla fine poi. è un warning più che un errore, no? Sì, non è un warning. Sì, è un warning. Sì, certo, è un warning. Certo. Dico errore perché li fanno vedere sempre nello stesso colore, quindi mi confondo. Mi avvisa che ho la data come ID. E quindi cosa posso fare? Posso fare il mio grafico, che è il mio grafico, data, valore, raggruppami i valori per variabile, e poi alla fine disegno una linea che abbia come colore le variabili. Poi qui utilizzo questa scala, che è predefinita, fa parte di un pacchetto di R che si chiama Brewer, Per la che palette, ha la giusto? palette, Sì. che è molto bella, ha delle palette che sono bellissime, secondo me. Eccole qua. Eccole qua. E cioè, secondo me sono molto, molto efficaci. È una delle tante palette, è una delle tante palette che si possono, comunque, sì, estensioni del genere che ci sono su R. Le più diffuse sono Brewer, e l'altra è Virdis. Senti, non so se hai visto il libro di Alice Vallone che è uscito da pochissimo, Data Stories, no? Che è Sì, un ho po' anche visto. sul, un po' anche sul tema di come rappresento graficamente i dati, tra le tante cose, nella collana degli abacus. Non l'ho comprato ancora, Neanche io però lo devo ancora, comprare perché cioè, la Vallone è il gold standard di questo settore, per cui Simpatico. è una delle persone più qualificate in questo settore che esistano. Anche se io devo dire una cosa rispetto alla data visualization e a tutto questo tema, che Ecco, adesso abbiamo perso Francesco, una volta tocca a lui adesso. Vediamo se si riconnette. Un po'. Eccolo che arriva. ecco, ho Ci cliccato di abbiamo perso un sotto per attimo, sì. sbaglio. Ho cliccato di sotto. Dicevo, io ho un po' un problema ad affrontare questo tema della visualizzazione nel modo in cui lo fa la Vallone, ma in cui lo fanno altri. Perché per me, cioè, a volte quando vedo quello che fanno loro, che è bellissimo, e magari riuscissi a farlo io, però a volte, cioè, mi chiedo, per me la visualizzazione è un pretesto per raccontare qualcosa, e quindi io amo portare i lettori dentro la visualizzazione descrivendogliela, mentre quelle che fa la Vallone, quelle fanno altri, sono talmente perfette, talmente precise, che non hanno bisogno di accompagnamento e sono autoconclusive. E questa cosa va benissimo, per l'amor di Dio.
Però per i miei fini, non lo so, a me, come abbiamo detto tante volte, per me la visualizzazione è un exhibit, quasi forense, non è un fine in sé, è uno Ma strumento. senti, Francesco, ma quanto invidio la luce che hai dietro le spalle? Perché io in questo momento sono a Roma e qui non fa buio alle 9:30 ancora. Insomma, ha fatto buio dove fa. Poi stasera E c'è una invece la contramonta anche bellezza di molto... Bruxelles è infatti. Molto bello perché non piove, quindi rosa, era rosa qualche minuto fa. Quindi, ok, in tutto questo ci siamo persi la condivisione dello schermo. Sì, l'ho tolta io perché non ho più niente da far vedere, però se vuoi torniamo senza nessun problema a vedere il mio rovino. Secondo me sarebbe interessante a questo punto capire se possiamo fare un po' di attività predittiva, no? Su questo. Cioè, ad esempio, se tu volessi, ad esempio, costruire un modello in dipendenza di una variabile, una o più variabili dipendenti, perché tu al momento non hai variabili dipendenti, qui sono semplicemente, cioè, per meglio dire, hai come variabile dipendente il tempo e come variabile indipendente appunto questa variazione del tasso di cambio. Ma se tu volessi invece introdurre una nuova variabile dipendente dalla quale puoi far discendere appunto i valori del tasso di cambio, no? Quindi entriamo un po', proviamo a fare un po' di analisi predittiva. Ma Secondo te quale potrebbe essere una variabile che ha una buona correlazione con queste Y? allora, senti, facciamo una cosa. Scommettiamo io e te che io scommetto e ci metto una bottiglia di Morellino di Scanzano che viene dalle mie parti, che un buon predittore, secondo me, è la bilancia commerciale di questi paesi. Quindi il rapporto tra export e import. Esattamente, in termini percentuali. Quanto è sbilanciata e soprattutto, secondo me, più sono orientati all'export, più il cambio aumenta. Questo è Questo è un po' la probabile mia idea. perché, sì, questo è probabile perché dopo tutto quindi con un livello di inflazione basso per le valute, naturalmente e anche la teoria, no? Predice un risultato di questo tipo. Esattamente, io voglio testare questa teoria qua. Il mio obiettivo è testare questa teoria qua, detta proprio in termini molto, molto banali. E quindi sono abbastanza convinto che quello sia un buon predittore, per tutti i motivi che ci siamo detti prima. Infatti, voglio fare la newsletter orientata in questo senso. Ma io non ho detto cosa, però scommetto, guarda, E tu cosa potrei. scommetti? E tu cosa Cosa scommetti? vuoi? Cosa vuoi? A Posso. Roberto, no, questo decidi tu. Questo Ah, decidi tu. decido io. Beh, certo, col modellino di Scanzano, insomma, è difficile. Una bottiglia di limoncello, se vuoi. No? Che ne Ah, sei pensi? quello di Sorrento, assolutamente. Senti, quando prevedi che uscirà il nuovo numero della newsletter? Lunedì, mezzogiorno, ora di Bruxelles. Ok, ma quindi se ben ricordo, tu ti stai comunque orientando su una uscita bisettimanale. Sì, ogni 2 settimane il tentativo è quello. Anche perché questa roba è work intensive, e ho anche altre cose da fare rispetto alle newsletter. E questo è, ed è mo cioè, ora, guarda qua, soltanto per fare i vestiti grafici, 107 righe di codice. Vabbè, che si fanno in un paio d'ore, però è anche vero che poi alla fine vanno commentate e vanno scritte. Quindi c'è un aspetto che secondo me si sottovaluta un po' quando si parla di giornalismo dei dati, che è quanto sia work intensive e quanto questo lavoro andrebbe fatto in team ed in team larghi. E questa è una cosa che sul continente europeo è un po' difficile da trovare, altrove, soprattutto in Inghilterra e in altre realtà è molto più facile trovarlo.
È molto più facile trovare quest'idea di costruire le data unit nelle redazioni che poi alla fine lavorino tutti Intense, insieme ah, per produrre assolutamente, ma questi lavori. E con anche specializzazioni da parte dei vari giornalisti nel tema, nel fare, quindi c'è chi fa grafici, si occupa di analisi. Ed è un modello verso il quale sarebbe evolvessero un po' tutti, perché da soli non si va da nessuna parte. Questo, o meglio, possono fare delle cose molto buone, però bisogna sempre tenere d'occhio la variabile tempo, che non è infinita. È banale dirlo, però la giornata è fatta soltanto di 24 ore e fare un lavoro di questo tipo, farlo su base regolare in una redazione da soli è veramente un incubo, è veramente assolutamente un incubo. E nulla. Comunque si possono fare delle cose di valore. Per esempio, una delle mie palline. Roberto, mi senti? Fai un cenno se mi senti. Ops, sparito Roberto. Senti, facciamo un piccolissimo cambio di webcam perché qui insomma la rete ogni tanto sfarfalla un po'. Comunque, io l'avevamo detto anche le volte scorse, no? Ma una cosa che io davvero apprezzo molto nella tua newsletter, ad esempio lo avevo già notato nei due numeri precedenti, è che c'è la possibilità che tu in coda poi in calce appunto al testo e ai grafici, insomma, metti anche un link che consente di andare a vedere come è fatto il codice ed eventualmente anche riutilizzarlo, modificarlo e usarlo come punto di partenza per ulteriori elaborazioni. Certo. Diciamo che io, piuttosto che che un contributo alla community, per me è anche un modo di dimostrare anche, cioè è un modo soprattutto per essere trasparente nei confronti del lettore dal mio punto di vista. Però sì, cioè è un modo, secondo me, molto interessante diciamo, non soltanto per dimostrare la qualità del lavoro che si è fatto, e quindi dargli anche autorevolezza, nel senso facendo vedere quali sono gli inner workings all'interno, ma è molto importante anche perché, come dicevi te, poi alla fine qualcun altro può costruire e può farsi e può anche verificare di persona quelli che sono i risultati e magari integrarli. E diciamo che rispetto al modo in cui il giornalismo funziona, quello che dico mettendo il link è che i miei risultati possono essere sbagliati e non ho paura di farlo vedere, perché fino a qualche anno fa c'era questo mito del giornalista che doveva imporsi come gatekeeper della realtà, che a me non piace tantissimo, perché noi non siamo gatekeeper, noi siamo soltanto delle voci in un mondo fatto anche di persone competenti. Ora, io quando magari posto la newsletter su Data Ninja, so benissimo che ho un uditorio fatto di fisici, di economisti, di geografi, comunque sia di persone che magari fanno il tipo di analisi che faccio io, giornalisti che quindi alla fine necessariamente divulgative lo fanno da un punto di vista professionale. E quindi, soprattutto anche nei loro confronti, credo sia perlomeno rispettoso, ma soprattutto anche utile condividere anche quello che è stato il lavoro preparatorio rispetto a quelle che sono le conclusioni, così che magari ci sia anche un feedback che sia più articolato e più interessante rispetto a quanto potrebbe essere fatto altrimenti, no? L'articolo mi piace, sì, no. Ecco, questo. Sì. Hai mai provato a costruire a fare un passo oltre rispetto alla convergenza di codice e di output, di articolo, di pezzo? Mi spiego, insomma, come sai, esistono strumenti che permettono di
generare dinamicamente un testo con grafici e con anche contenuti multimediali direttamente a partire da un codice che viene eseguito in un ambiente così virtuale, in cloud e così via. Ad esempio, i notebook Jupyter e così via, no? Ci sono anche, oppure ambiente Colab di Google o tanti altri, insomma. Quindi in quel caso sostanzialmente avresti un articolo che è dinamico e che si modifica se qualcuno apporta modifiche, quindi se la community apporta modifiche al codice di partenza. No, in questi termini non ci ho mai ragionato, a dirti la verità. Per ora mi accontento di avere un articolo che sia un prodotto chiuso e finito, Finito, sì. anche perché poi, cioè, non ci sono garanzie che poi chi viene a... Cioè, diciamo che questa Wikipedia dinamica che immagini, è molto interessante, secondo me, però non la posso fare io da solo perché serve comunque sia uno sforzo di moderazione, perché è vero che anche se scrivi codice, Esatto. però se qualcuno mi scrive, cioè, voglio dire, se qualcuno mi fa uno script nel quale mi compare con la GIF di René Ferretti che urla viva la merda e queste robe qui, cioè, capisci bene che è un Questo problema. è un po' il problema con cui si scontrano quotidianamente tutti i moderatori o project manager, no? Dei grandi progetti open source che devono decidere se e cosa accettare, no? All'interno del progetto, perché loro hanno, pensa a grandi progetti come Linux, no? Hanno migliaia e Esatto. migliaia di proposte di modifica ogni giorno e devono capire cosa è funzionale allo sviluppo del prodotto e cosa no. Potrebbe essere interessante, no? Costruire una testata così, ragione a voce alta su un modello del genere. Quindi che so, il caporedattore, ad esempio, sta lì. E fa non il gatekeeper, ma semplicemente garantisce una rispondenza dei contributi rispetto alla finalità del progetto editoriale, e però i contributi, quando vengono accettati, che siano codice o dati o altro, se vengono appunto accettati dal capo redattore, dall'editor, eccetera, diventano fonte di una generazione automatica, diventano input rispetto a una generazione automatica del prodotto finito. Sì, in teoria è molto interessante. La cosa che però bisogna tenere d'occhio è andare a capire cosa si vuole fare, perché se si vuole lavorare per esempio con dati finanziari, lì l'open source funziona ma entro una certa soglia, Certo. anche perché poi si entra in dinamiche legali che, insomma, voglio dire, se uno dà un'informazione sbagliata su un titolo in borsa e viene dimostrato che lo ha fatto in malafede, poi alla fine si va in galera. Ecco, questa è un po' la dimensione. Per lo A meno che non sport, si sia Elon Musk, ovviamente, a meno no? non si sia Elon Musk, certo, giornalista, io se facessi la metà di quello che fa Elon Musk, sarei in galera, probabilmente. Dovresti venirmi a portare le arance e probabilmente potrei fare queste dirette soltanto nell'ora d'aria e implorando le guardie carcerarie di farmi andare in biblioteca. Ecco. Questo sarebbe un po' la dimensione, però secondo me per lo sport questo potrebbe essere una cosa molto interessante perché c'è un coinvolgimento dei tifosi, poi ci sono tanti dati aperti anche sullo sport, molti di più di quelli che uno si immagina, che magari non sono tanti dati sui passaggi o sul gol, però insomma le classifiche, gli odds per quanto uno vinca sono facilmente replicabili andando a scappare Wikipedia. Per cui, da un punto di vista sportivo, si potrebbe immaginare qualcosa, per lo sport si potrebbe immaginare qualcosa del genere. E sarebbe anche divertente farlo con un grande caveat che il crowdsourcing nel giornalismo ha una storia molto lunga. Il crowdsourcing nel giornalismo digitale ad un certo punto sembrava che fosse la pietra filosofale. Voglio dire, il povero Al Gore aveva fatto un canale via cavo dedicato al crowdsourcing e l'aveva portato anche in Italia nel 2008. Io c'ero, me lo ricordo perché io c'ero. E non è andata benissimo perché ora cuocare di televisione non esiste più. Per cui, tenendo presente che serve una community, prima di tutto globale,
e quindi alla fine questo progetto italiano andrebbe necessariamente fatto in lingua inglese o, visto che parliamo di sport araba, visto che nel mondo arabo il calcio è una religione ancora più che da noi in Italia probabilmente. E poi la motivazione della community, perché lo facciamo? Su Wikipedia, perlomeno in inglese, lo si fa perché si ama la community, quindi alla fine lo si fa. In Italia no, perché in Italia Wikipedia è diventata dominio degli uffici stampa, degli uffici comunicazione, dei vari VIP, dei vari uffici pubblici anche, e delle varie aziende private, e quindi alla fine poi cosa succede? Succede che ci si espone magari all'interesse, che ne so, di una squadra di calcio. Ora io tifoso della Fiorentina, sto pensando decisamente alla Juventus, no? Ve lo immaginate, si fa un... Si decide di fare una storia dinamica nella quale si cerca di capire l'efficacia, che ne so, della costruzione dal basso, tanto per dire una buzzword, e si mette sul banco degli imputati la Juve. Io scommetto che in 10 minuti c'è l'ufficio stampa della Juve che va a modificare il contributo. E quindi alla fine questo... Però attenzione, io non pensavo a un modello simile Wikipedia in cui chiunque può fare modifiche, queste modifiche arrivano automaticamente, no, sulla pagina. Poi certo ci sono i moderatori che eventualmente fanno marcia indietro, no? Pensavo a un modello appunto simile ai progetti open source, a metà strada tra quello che fa il Guardian, no, e quello che fanno appunto gli sviluppatori open source. Quindi tu hai un pezzo, ad esempio, che nasce da un insieme di testo, di dati, di codice. Questo pezzo lo firmi tu, però il pezzo è agganciato a un sistema automatico, controllato sempre dalla testata, dalla redazione, da quello che vuoi. Il sistema automatico è in grado, nel caso in cui qualcuno proponga contributi o modifiche o integrazioni, e quei contributi, modifiche, integrazioni vengano accettati dalla redazione, il pezzo, no, dinamicamente li assorbe. Quindi, ad esempio, nel caso delle valute, se uno volesse aggiungere, tu le hai considerate tutte le valute fuori dalla zona euro, ma se ne avessi considerate solo tre, magari, no, avessi dimenticato gli svuoti polacchi, o magari non ti interessava, e qualcuno avesse detto, ma sai che c'è di nuovo, li aggiungiamo, avrebbe potuto integrare il tuo codice su GitHub e proporti una modifica. Tu potevi, in quanto redazione o in quanto autore, potevi accettare questa modifica o accettarla con nuove modifiche da parte tua, ma se la accettavi, quella modifica cosa faceva? Innescava una riscrittura automatica del tuo pezzo e ti saresti ritrovato, no, diciamo qualcosa di più completo rispetto al lavoro iniziale. Non so se ha senso questa, sto ragionando così a voce alta. Potrebbe avercelo molto, però ci devo ragionare su, perché diciamo che i pezzi, per come vengono fatti adesso e per come li immagino adesso, ancora sono delle cose autoconclusive che possono essere consumate tanto online quanto sulla stampa, e che poi alla fine hanno una data di scadenza, che è il flusso delle notizie. E questa cosa, il modello che immagini te, è praticamente quello di avere delle pagine che si aggiornano praticamente, non dico da sole, però su input di qualcuno. E la cosa che temo è che si perda un po' il vibe della rilevanza, e poi alla fine, cioè, io poi la notiziabilità, la forza di un articolo qual è? Quella di avere un punto di vista necessariamente limitato, e quindi in un certo senso anche parziale. Cioè, non possiamo far finta che un giornalista non sia una persona e quindi non abbia un punto di vista quando racconta, anche nel modo più obiettivo possibile, una storia. No, sono d'accordo. Infatti, appunto, l'idea non è di accettare qualunque contributo, ma di accettare quelli che sono funzionali dal punto di vista dell'autore. Bisognerebbe trovare un metodo. Secondo me un'idea del genere potrebbe funzionare, permettendo un apporto limitato da parte della community, non soltanto in termini di expost, no? Semplicemente permettendo alla community
di, come dire, di intervenire soltanto su alcune parti specifiche e di integrarle però all'interno di un framework, cioè, diciamo teorico comunque sia, sì, all'interno, sì, di una storia che comunque sia rimane sempre la stessa. E quello magari si potrebbe fare, di sicuro, cioè, e questo potrebbe essere un buon compromesso, potrebbe essere finalmente anche un modo diverso per ingaggiare i lettori in modo attivo, potrebbe essere finalmente il modo corretto di ingaggiare i lettori, e potrebbe diventare anche un modo utile per fare quello che si cerca di fare dialogare con i lettori. Il lettore ovviamente potrebbe anche iscriversi alle notifiche sugli aggiornamenti del pezzo, ed eventualmente potrebbe a sua volta appunto intervenire nella scrittura. Non so, c'è una segnalazione da fare, c'è qualcosa che magari va corretto, il lettore lo fa direttamente, nel senso che propone quella modifica, poi sta naturalmente alla redazione accettarla o non accettarla. Sì, ovviamente certo. Bisogna capire poi forse qual è il modello di business di tutto questo, perché è come lo rendi sostenibile, perché se lo metti dietro paywall ovviamente funziona poco, no? Perché? No, io penso invece che dietro paywall sarebbe perfetto, perché hai dei lettori comunque sia motivati e che si dici? Dico e rincaro la dose, e sarebbe interessante soprattutto in termini di no profit. E penso ora, paywall forse magari ho esagerato, però chiedendo ad una community di donatori di contribuire magari a tenere un po' a ravvivare un po' le pagine in questo senso, potrebbe essere per esempio ProPublica potrebbe essere molto interessata ad una cosa del genere, proprio per la sua natura di mezzo di servizio. Potrebbe essere molto, cioè non dico che sul gratis ho paura che sia un po', ho paura che poi i moderatori rimangano un po' schiacciati dalle richieste che vengono un po' fatte. Ma sai, il Guardian secondo me è stato troppo timido, no, nella sua innovazione, perché questo modello che noi stiamo così ipotizzando, loro lo hanno adottato per la piattaforma digitale, no? Loro appunto hanno tutto il codice software della piattaforma liberamente disponibile, e tu puoi proporre modifiche all'infrastruttura, quindi al meccanismo, no? Ma non puoi proporre modifiche agli articoli, ai contenuti. Invece secondo me si può fare un passo. Certo che no, però, perché loro sono... Ma non, tu non puoi chiedere ad un giornale britannico e di tradizione come il Guardian di rifare una cosa del genere. Per loro è una rivoluzione copernicana, e loro sono la chiesa dal lato della rivoluzione copernicana. Per loro è una cosa del genere, è cultura, per la loro cultura professionale è inaccettabile, perché per loro hanno il feticcio del brand, e quindi alla fine quando il Guardian scrive un articolo è il Guardian che scrive un articolo, punto. Come nell'Economist e come tutto il resto, e quindi deve essere molto aderente al loro stile, molto aderente alla loro linea editoriale, anche se devono magari forzare un po' la mano. E questa loro, diciamo, autocrazia, mettiamola così, questo loro rigore in termini di brand e in termini anche di scrittura e di editing, è proprio la negazione del modello che suggerisci tu. Noi giornalisti italiani probabilmente saremmo tra i più adatti, secondo me, a fare una cosa del genere, anche perché ci piace molto chiacchierare, è un dato di fatto, e poi, cioè, anche sul piano locale siamo abituati ad avere a che fare con i nostri lettori giorno dopo giorno, quindi alla fine avere una comunità di lettori motivata che ci aiuta magari a tenere vivi, i nostri pezzi, sì, perché no, sarebbe anche molto utile, anche perché a Google piace avere le pagine fresche, per cui sì. Cioè, avremo un sacco di gente che paga per lavorare, sarebbe la pietra filosofale. Poi ci dobbiamo provare, sostanzialmente la testata avrebbe la forma di una collezione di notebooks, no? Agganciate, sì, del codice disponibile per la modifica su GitHub, ad esempio, come tu già fai, però appunto sì, tu separi, tu sei già andato molto molto avanti, no? La tua è comunque una grande innovazione rispetto
a quello che abbiamo in giro, però tu continui a separare il codice e poi il prodotto finito, dove invece potremmo provare, però ripeto, sto ragionando a voce alta, ad avere un codice che contiene anche il testo e che genera il prodotto. E sì, se io le... Questa cosa la fa già praticamente il settore privato. Io ho visto dei contenuti condivisi tramite Jupyter Notebook, sì. Già adesso, i dati condivisi già adesso, per cui sì, si potrebbe fare, sarebbe molto interessante farlo, partire dal modello Jupyter e immaginare degli articoli che funzionino in quel modo là. E l'unica cosa che un po' mi preoccupa, ragionando a voce alta, è il tema della scrittura, perché sì, i grafici, d'accordo, gli insight, però alla fine il pezzo chi lo scrive? Tu, è vero che hai degli script che magari ti scrivono il pezzo e magari, però alla fine bisognerebbe stabilire quali sono i contenuti, dove posizionare i contenuti essendo in automatico, e poi alla fine come reagire quando magari qualcosa cambia. Beh, ovviamente c'è una fase redazionale, no? Che deve seguire il cambiamento. Non può essere automatico tutto il passaggio, almeno finché non avremo il GPT-3 che ti scrive l'articolo a partire da dato, sì, certo. In quel caso il giornalista scompare, no? Però finché non arriviamo a quel punto non può esserci un automatismo completo. Appunto, secondo me, resta fondamentale il ruolo dell'autore e sì, della... Certo. Ah, abbiamo delle interessanti domande che avevo un attimo perso. Anzitutto, va bene, la posso anche mostrare, non so se ci copre per un attimo, non so se Francesco tu la vedi. Sì, la vedo. Ok. A te la risposta. Accidenti, che domandona. Allora, cioè io onestamente, cioè penso che il gap tra quello che accade in Italia e nel resto del mondo non sia poi così grande in termini di gestione dei dati pubblici. Per esempio, i dati delle elezioni degli Stati Uniti del 2020 sono pubblicati in PDF. In questo momento bisognerà aspettare un paio d'anni prima che il MIT... Scusa Francesco, dobbiamo un attimo leggerla, perché noi andremo anche in podcast, perdonami, quindi lo leggiamo, sì. Un attimo. Magari okay. Non tutti, chi ci ascolta. Vabbè, non... Salve Francesco, secondo lei l'Italia riuscirà a colmare il gap della gestione dei dati, e se sì, chi potrebbe essere il motore? Penso alla cattiva gestione dei dati della pubblica amministrazione, piove sempre sul bagnato, i dati che vanno gratuitamente all'estero, la cattiva gestione delle correlazioni dei dati. In pratica noi italiani così competenti rischiamo sul machine learning di restare indietro. Grazie. Grazie, è una domanda molto interessante. Io poi stavo rispondendo portando questo esempio delle elezioni americane che sono pubblicate in PDF e non c'è un formato machine readable disponibile ancora, e questo è un problema grosso. Oppure, cioè, ci sono altri esempi, per esempio, ora no, parlando anche sull'autorità di Beppe Grillo e dello stupro. Oggi sono andato sul sito di Eurostat a cercare di capire quanti stupri relativi alla popolazione venissero fatti. Ho scoperto che Eurostat, almeno nei dati che ho visto, accorpa gli omicidi volontari alle violenze sessuali. Cioè, accorpa gli omicidi volontari alle violenze sessuali? Sì, è quello che ho visto oggi. Non mi torno tanto, sicuramente devo investigare meglio questa cosa, però mi ha un po' fatto, li metti insieme, non ho capito bene perché, e quindi alla fine devo chiedere all'ufficio stampa nei prossimi giorni, e terrò aggiornati su questo argomento. E detto questo, cioè, è vero, in Italia c'è un grosso problema di dati, e ora abbiamo visto anche con quello che sta facendo l'Accademia dei Lincei con i dati sul coronavirus, che è uno scandalo, e non credo che ci siano parole sufficienti per definire la portata dello scandalo. Ma io l'avevo anche denunciato in un post nei giorni scorsi. Sì, no? Anch'io l'ho fatto, però alla fine di queste cose non parlo. Però cioè, il vero problema in Italia, che abbiamo in Italia, è che c'è personalmente anche adesso, sul punto di vista, questo atteggiamento, diciamo, anche criticale da parte di un certo mondo accademico forse, o comunque sia che ha a che fare con il pubblico, che alla fine poi, cioè,
io non posso accettare che il presidente dell'Accademia dei Lincei tratti me come giornalista oppure una marea di data scientist anche più preparati di me, perché ci sono, come se fossero dei bambini che hanno bisogno del professore che fa da censore e che gli dà quello che lui pensa abbiano bisogno. Il solito tema del gatekeeping di cui parlavamo prima, no? Non esiste una cosa del genere. Non può esistere una cosa del genere. Ma infatti quando si parla di dati aperti, guarda, noi abbiamo partecipato come Utopian ultimamente a diverse iniziative nazionali, peraltro organizzate da associazioni e da soggetti della società civile che sono sul tema da tantissimi anni, da Ondata, ad esempio, Open Data Sicilia e così certo. via. E in effetti il tema fondamentale è questo, che quando io chiedo di aprire i dati, non è per entrare, farmi i fatti di qualcun altro, no? Ho detto proprio così, terra terra, è perché l'apertura è necessaria per la democrazia e questo è incompatibile con un'attività censoria esercitata da certi soggetti che non hanno titolo, non hanno più titolo a farlo. Soprattutto non hanno la più pari idea di quello che ci farò io con i dati. Esatto. E siccome sono dati di pubblico interesse, perché parliamo della più grande pandemia degli ultimi 100 anni, io penso, allora, Anna ci sta chiedendo che cosa abbia fatto il direttore dell'Accademia dei Lincei. Il direttore dell'Accademia dei Lincei ha rilasciato un'intervista. Lui in combutta con l'Istituto Superiore di Sanità, no? In combutta, in cui sostanzialmente ha detto che è vero che è stato firmato un contratto tra Accademia dei Lincei e ISS per la condivisione dei dati integrali della pandemia. Il presidente dell'Accademia dei Lincei è andato sulla stampa, su fanpage.it, a dire: guardate, noi gestiremo i propri dati e li rilasceremo su richiesta della comunità scientifica, che vuol dire sostanzialmente decidiamo noi a chi darli. Ma soprattutto che titolo ha l'Accademia dei Lincei per occuparsi di questo? Soprattutto che titolo ha l'Accademia dei Lincei per occuparsi di questo? Cioè, hanno voluto mettere un balzello tra noi pubblico, tra noi anche i professionisti della filiera del dato, e il dato, che è il nostro, che è la nostra materia prima, non si capisce perché. C'è da pensare, e lo dico assumendomi la responsabilità, che dopo quello che è successo in Sicilia ci sia qualcuno che ha voglia di nascondere qualcosa? Ma indubbiamente, guarda Francesco, io ti lascio finire e poi ti dico... Cioè, io finisco, e questa cosa qui, cioè, e il fatto di non poter andare a ficcare il naso nella metodologia con cui sono stati raccolti i dati, in particolare fra il marzo e il maggio dell'anno scorso, significa che noi per anni non potremo capire cosa diavolo è successa dal Sano Lombardo e dintorni. E questa cosa è scandalosa. E che venga da un'istituzione accademica, scusa, sono un po' partito perché no, fa benissimo. E che questa cosa venga da un'istituzione accademica che è l'Accademia dei Lincei, che sono quelli che hanno gli occhi di lince, per cui dovrebbero vedere più lontano di tutti, questa mancanza di lungimiranza e questa grettezza, perché parliamo di grettezza, è assolutamente inaccettabile, soprattutto in un paese che ha subito più di altri la pandemia del Covid. E il fatto che si nascondano i dati sotto al tappeto i dati dietro ad un muro di cinta, significa che noi cittadini, i contribuenti, non avranno idea di quello che succede, di quello che è successo nella pandemia, e quindi alla fine non avranno neanche gli strumenti per chiedere ai politici di essere responsabili quando un evento del genere si dovesse, nella malaugurata possibilità che un evento del genere si possa verificare ancora. E aggiungo un dato anche. Non abbiamo ancora i dati sulle prenotazioni sui vaccini, non sappiamo niente neanche su questo. Il punto è che non abbiamo, non solo non abbiamo i dati sulla campagna vaccinale, ma non abbiamo, ad esempio, ancora dopo oltre un anno, i dati non aggregati, quindi i dati grezzi, i dati puntuali sui contagi, perché la protezione civile, no, è da un anno che pubblica i dati su GitHub, ma li pubblica in forma aggregata. Non possiamo farne una colpa alla protezione civile, perché loro
hanno, come dire, la pubblicazione dei dati in forma non aggregata dovrebbe venire dal sistema sanitario nazionale, non dalla protezione civile. Io non ho capito perché la protezione civile pubblichi i dati e non lo faccia il sistema sanitario nazionale, fra le altre cose. Sì, questo è un altro grosso tema. Un'altra cosa che io ho trovato assolutamente incomprensibile nell'intervista a Parisi è il suo commento sull'impossibilità che i dati vengano pubblicati e comunicati direttamente dagli ospedali. Devono essere, secondo Parisi, i dati devono passare per un filtro, che è il filtro della regione. Ma se parliamo di filiera del dato, di filiera del dato aperto, il dato deve essere reso pubblico quanto più vicino possibile alla fonte in cui è prodotto. Quindi, nel caso dei dati sanitari sul Covid, ovviamente dagli ospedali in prima persona. Roberto, non è che parliamo di una questione tecnica molto complicata, Cioè, ora no, io francamente trovo molto difficile pensare che nel 2021 fare inserimento dati da un backend, da un terminale di un ospedale, sia una questione tecnologicamente molto complicata, visto che sono gli ospedali sono tutti connessi ad internet. Ma tecnologicamente è banale, ma loro lo fanno, quello che non fanno è pubblicare questi dati vicino alla fonte, no? I dati sì, assolutamente. A livello centrale, una volta che sono stati aggregati e quindi resi ovviamente inutilizzabili per la ricerca, inutilizzabili anche per chi volesse appunto fare attività d'inchiesta, inutilizzabili da tutti i punti di vista, se non semplicemente per la costruzione così di qualche grafico che ci dica l'andamento in generale, no, della pandemia in Italia, ma non serve a nulla. Anche perché i dati comunali vengono pubblicati già adesso nei comuni, sulla stampa locale, giornalmente, cioè nel comune X ci sono stati tot casi, ci sono tot attualmente positivi, ci sono tot guarigioni, tot in isolamento domiciliare. E allora non si capisce perché, se questi dati vengono dati giornalmente dagli uffici stampa delle USL regionali, delle USL provinciali, non si capisce perché non possono essere aggregati in modalità machine readable, così anche per capire anche all'interno delle province come l'epidemia è cambiata e come l'epidemia si è modificata. E il fatto che si venga a dire che questi dati non possono essere rilasciati per motivi di privacy significa non capire niente di come si lavora con i dati, perché nessuno mette nome e cognome, indirizzo, cioè voglio dire, credo sia anche eticamente anche sbagliato anche collegare il numero di positivi con le circoscrizioni elettorali, per esempio. Credo sia sbagliato, perché lì sì, andiamo a vedere la privacy, però perlomeno il dato a livello comunale o comunque sia vicino all'ospedale, credo sia interessante vederlo, anche perché credo sia cruciale vedere quali sono gli ospedali nei quali la situazione è stata più sotto controllo o meno sotto controllo, per esempio, si potrebbero fare. Però credo che abbiamo una domanda ancora molto interessante. Infatti, un'altra domandona di Anna. Sì, ma non pensate che è anche vero che i dati ultimamente sono strumentalizzati, perdono di valore, ci sia immaturità e diseducazione della stampa? Sui vaccini pensate che situazioni di allarmismo ogni volta che viene dato un dato sono dati da chi che sia in pasto alla gente e in una situazione di criticità creando sconforto, benzina per il populismo? I dati dovrebbero trovare parallelamente un'educazione sociale o non è necessario? Me lo chiedo e lo chiedo a voi. Ma io qui ovviamente ti lascio la parola, però io ovviamente credo che debba esserci una educazione di base, che la capacità di leggere e interpretare i dati debba essere ormai parte delle abilità di base, no? di noi, come leggere, scrivere e far di conto di una volta. Però c'è un punto su cui insisterei, è il fatto che i dati di cui parla Anna, quindi quelli che leggiamo sui giornali, non sono i dati alla fonte, no? Non sono i dati, non si vuol fare chiaramente del complottismo, si vuole semplicemente dire che avere la disponibilità pubblica dei dati alla fonte, quindi nel caso ad esempio delle ASL, degli ospedali, i dati rilasciati direttamente alle ASL e dagli ospedali, beh, quella è una questione di democrazia, no? Sì, certo. È come avere accesso ai documenti, non so, a documenti coperti. Qui
sostanzialmente abbiamo una situazione in cui i dati puntuali, quindi quelli non aggregati, sono sostanzialmente coperti da un segreto di Stato di fatto. Sì, esatto, sono, oppure sono talmente complicati da disaggregare che non è possibile farlo. Cioè, sì, certo, di sicuro il tema della data literacy è il grande tema che riguarda un po' tutto il mondo occidentale per i prossimi anni, per cui tutti dovranno sapere i dati cosa sono, come vengono trattati, dovranno tutti quanti avere un'idea anche di quanto è importante, dell'importanza anche dei propri dati, di quanti dati ognuno genera, che poi alla fine vanno in pasto ai vari Facebook, Google, e tanto lo sappiamo. Però, cioè, vengono strumentalizzati, sì, vengono strumentalizzati anche perché sono strumentalizzabili. A volte, cioè, i dati sul Covid e soprattutto nelle prime fasi della pandemia sono stati un disastro da questo punto di vista e sono stati veramente un meltdown, diciamo, anche globale, perché ne parleremo un'altra volta, però insomma sì. È stato molto traumatico per me in quel periodo. Cioè, voglio dire, sono strumentalizzabili perché? Perché sono filtrati, sono già filtrati, no? Vogliono far vedere solo determinati aspetti della realtà e alla fine non si capisce neanche bene, e soprattutto sono aggregati senza dichiarare in modo puntuale qual è la metodologia che è stata utilizzata per aggregarli. E questa è una cosa, cioè, vuol dire, è scontato che abbiano fatto la somma dei vari ospedali che insistono su una provincia e quindi alla fine abbiamo i dati provinciali scorporati in questo senso. Però, cioè, visto anche come funziona il sistema sanitario italiano, che è diviso per 20 o 21 e che ha anche delle ASL che magari insistono su più province, avere una metodologia puntuale che spiegasse come vengono, che spieghi, perché siamo ancora nel mezzo della pandemia, come vengono aggregati questi maledetti dati, è fondamentale per capire bene, per verificare anche che la catena del dato sia integra, perché se io non so dove andare a guardare, per esempio da un punto di vista metodologico, non so neanche dove magari c'è un'anomalia o spiegare un'anomalia che magari vedo nei dati. Cioè, per esempio, no, ci sono, tornando alle prime fasi della pandemia, andando a vedere i dati, abbiamo, quando si fa il tasso tamponi nuovi positivi, abbiamo dei dati, abbiamo un tasso che è superiore al 100% in alcuni casi. E questo significa, se non ho una nota metodologica che mi spieghi che nelle prime fasi della pandemia, quando magari non c'erano i reagenti per i tamponi, diagnosticavano le persone anche senza test clinici, io mi ritrovo un dato che mi dice veramente poco ed è anche rassicurante, perché ti dice, oh, guarda come siamo stati bravi a fare i test, per dire. Però, cioè, capiamo che tutta questa serie di contraddizioni che avrebbero dovuto servire come monito anche per il futuro, non stiamo agendo di conseguenza rispetto alle lezioni che avremmo dovuto imparare, e alla fine siamo qui bloccati in questo eterno modello clericale, dove da una parte ci sono le pubbliche amministrazioni, una parte del mondo accademico che ci rilascia quello che pensa se necessario rilasciare, e da un lato ci siamo noi giornalisti e noi opinione pubblica, che non essendo in molti casi proprio preparati in termini di dati, ci ritroviamo queste robe e alla fine scegliamo l'allarmismo più bieco. Quindi la riflessione che faceva Anna, se ricordo bene, è sì, una riflessione molto 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 pertinente secondo me, e che riassume i vari cortocircuiti che stiamo vivendo in questi 2 anni di Covid, e che purtroppo ora tanto per continuare con la metafora del cortocircuito, non abbiamo nessun elettricista che vada da questi signori a spiegargli che il cortocircuito che hanno creato è facilmente evitabile, per esempio coinvolgendo la community, coinvolgendo i data journalist, coinvolgendo le persone, e stando anche tutti quanti anche molto tranquilli e molto sereni, cioè. Ecco, io continuerei a oltranza, ma non vorrei abusare della tua cortesia e non vorrei togliere il sonno ai nostri ascoltatori, però ovviamente
Ci rivediamo tra una settimana con te, Francesco, come ogni martedì sera parleremo di data journalism e io, se sei d'accordo, continuerei anche così, anche un po' su questo solco, no? Dell'importanza del ruolo di dati aperti. E noi abbiamo anche una bottiglia in sospeso, quindi Infatti, ci vediamo la martedì. scommessa. E peraltro invito poi tutti, insomma, a seguirci sui canali dell'associazione, canali di Utopian, sia su Facebook che su YouTube. Peraltro domani alle 14, per chi è interessato, a proposito di dati, avremo un incontro appunto alle 14 con il CEO di Gaia X, la nuova iniziativa europea sulla data strategy e su un cloud federato, quindi una cosa molto futuristica. Il CEO è Francesco Bonfiglio, un italiano, quindi abbiamo anche questo asset come paese da giocarci sui tavoli Poi europei. dovremmo parlare dello stato della data science dei dati in Italia, che è molto migliore di quanto ci raccontiamo, secondo me. Bene, Francesco, grazie ancora. Grazie, Grazie a te e buonanotte a grazie a tutti. tutti. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.